Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di M Giochi Fumetti. Oggi siamo qua perché andiamo a sbustare con voi la nuova espansione di Force of Will, Venti della Luna Minacciosa, e oggi apriamo 4 box per voi. Quindi mettiamo qui, abbassiamo la telecamera. Ecco qua. E cominciamo. Qui in ogni box c'è il pacchetto con le terre e i 5 sovrani base e le terre. E cominciamo a vedere cosa si trova in questa espansione, che è la quarta del blocco Reia. Troviamo subito una comune foil e una super rara. In ogni busta ci sono sempre una rara, una super rara e poi una foil, che può essere rara, super rara, comune, non comune, eccetera. Questa invece è una non comune, la mettiamo qua, e una rara. Quindi mettiamo, facciamo così: rare, super rare, non comuni foil e comuni foil. Vediamo le quali comuni foil. Andiamo a zoomare un po'. Ecco qua. Mentre le comuni e le non comuni le mettiamo in pila. Tanto potete vedere tranquillamente tutto lo spoiler della serie sul sito ufficiale di Force of Will. Questa è una comune, che va qui, una rara. Ci dà una mano anche il nostro giaggio Fabio Zuccato ad aprire. Lui trova una super rara foil e una rara normale. Un'altra super rara foil, ve le mostriamo bene, ma se vuoi to. Mentre questa è una rara. Comune foil e un'altra super rara, Velser. Molto, le metto già qua. Opla, non comune foil e rara. Questa è una comune, una rara. Abbiamo trovato questa, che invece è una rara foil. E la mettiamo qua, mentre questa è una rara normale. Vi ricordiamo che da questa serie qua non è scontato trovare il sovrano. Quindi in un box potrebbe non trovarsi il sovrano. Qua abbiamo invece trovato la rara segreta. Di rare segrete se ne possono trovare una box, e sono praticamente carte di altre serie foil, e le si può riconoscere perché qua, vediamo se arriva a metterlo a fuoco, ecco qua nella zona del testo c'è un simbolo che nelle full art della serie, in questo caso è ACN. Quando in ACN, in Antiche Noti, trovate questa carta, questo simbolo non c'è. Questa la mettiamo qui. Quindi
il box ha già rivelato la sua super rara. Hopla. Io ho trovato invece una rara. Una rara. Ho trovato praticamente una cosa super pandosa qua. Questa è una rara, common e uncommon. Possiamo andare avanti. Ci sta regalando parecchie foil questo box. Questa qua è una comune e questa è una rara. Non comune, è rara. Un'altra super rara, eccola qua, un'altra super rara, full art. Continuiamo a sbustare, comune, è rara. Comune e rara. Qua abbiamo trovato invece una super rara che secondo noi è la super rara più forte della serie ed è il Gillapis. Speriamo che questo Gillapis esca anche full art. Invece abbiamo trovato questa rara, eccola qui, ve la mettiamo qua. Il sovrano in questo box si fa ancora attendere parecchio. È rara, è super rara, questa è un'altra super rara. E poi vediamo che non siamo stati tanto attenti, siamo sbustato delle varianti, ma non mi pare. Non comune, questa è molto buona, è rara. Un'altra super. Questa è un'altra super rara. È un super coniglio. Lo mettiamo qua. Comune? No, sì, comune e rara. Un'altra super. Un'altra super. Un'altra super rara. Speriamo in questo video e in questi 4 box di poter sbustare una God Pack. Ecco qua, qua abbiamo trovato una super rara full art. Questa è, penso, una delle poche, se non è l'unica della serie che si gira. Sì. Questa è l'unica carta che si gira e secondo me è fortissima, che vedete da una parte è così e dall'altra parte diventa zero. Oltre ai ruler. Sì, sì, oltre ai ruler. Quelli si sa che si girano. E abbiamo trovato anche questa. Yggdrasil. Yggdrasil no, non si gira. Questa cos'è? Common. Wow. Hop. Una rara foil e una rara normale. Una comune e una super rara.
normale. Poi vi facciamo notare un'altra piccola cosa, che i bordi qui, vedete, in questo caso il bordo ha praticamente questi angoli a 90 gradi. Se andiamo a spulciare le altre, appena compare la rara, vediamo se arrivo a metterla a fuoco, appena compare la rara il bordo cambia. Eccola qua, vedete che qua cambia. Quindi vedete, qui è quadrato e qui è cambio, e quindi questa è una rara. Nelle super rare i bordi cambiano ancora. E vediamo la foil che abbiamo trovato questa foil. Anche qui una rara e una common. Ed ecco il sovrano del box, Reia, finalmente con tutte le abilità sbloccate. Abbiamo trovato anche questo, che è una carta molto molto buona. E i sovrani mettiamoli assieme alle super rare, li mettiamo qua. E il raro. Quindi è uscito anche il sovrano in questo box. Il coniglio, eccola! Ecco. Eccola! Quindi quando voi trovate una super rara come prima busta, questa è la God Pack. La God Pack, praticamente trovate tutte le carte super rare della serie full art. Eccola qua. Quindi abbiamo trovato Jill, il coniglio, il panda, la fenice, Velser, questo super drago. Ecco qua, guarda, ve le facciamo vedere tutte di nuovo. Eccola qua, siamo molto molto contenti. Direi che è stato un super box questo, che ha regalato un sacco di cose. Il nostro Fazio nell'ultima busta non trova niente, perché ah no, nella penultima busta. Vediamo se brilliamo ancora. Dai, ci manca solo il sovrano Uber. L'ultima busta del primo box ci abbiamo provato, ma non può essere sempre Natale. Ecco qua, allora, questo è il primo box. Cerchiamo di impilare un po' meglio le carte. Ok. E adesso andiamo avanti. Secondo box. Adesso in caso acceleriamo un po', perché quattro box sono lunghi da aprire. Una rara, che full art, che prima non abbiamo sbustato. Una common e una super rara. In caso le varianti le facciamo cercare ai nostri aiutanti che sono qui a fianco a noi. Ho trovato un'altra comune, un'altra rara. Invece qua abbiamo trovato nelle altre buste che stanno aprendo i nostri amici qua a fianco, Velser full art e una rara. Un'altra rara full art. Un'altra rara full art, che la mettiamo qua, e una rara. Intanto nel pacco di buste di prima che c'era scappato abbiamo trovato la variante. La variante praticamente sono dei mostri che hanno questa scrittina qua in alto. Vediamo se la metto a fuoco. Ecco qua. Trovate variante, ovvero è la stessa carta, solo che ha effetti e attacchi e difesa diversi. E se ne trova circa una box di queste. Lo mettiamo qua. Poi continuiamo a trovare comune foil e rara.
Bello questo. Questo qua mi piace. L'abbiamo trovata sia normale che full art in questa busta. Quindi potete vedere. Eccole qua. Rara, rara. Qua invece abbiamo trovato una rara e una comune. Che io, visto che sono un giocatore di Kirik, mi piace un sacco quel mazzo, sto cercando tutte le carte foil per il mazzo Kirik, che per adesso non sono uscite, ovviamente. Un'altra di queste che è molto buona. Poi abbiamo trovato questo e questa, che è l'altra carta che si gira, che prima abbiamo trovato full art. Un altro Jill. Lo mettiamo qua. Questa qua è buona, full art. Durante il pre-release non avevamo ancora vista una, ma neanche sbustata, cioè non ne abbiamo vista nessuna. È una delle migliori carte del pre-release. E questa è un'altra super rara. Ecco qua. Anche questa è un'altra super rara foil. Eccola, questa invece è una delle carte che volevo trovare. Siamo circa a un po' più di metà box. Un'altra super rara full art. E una rara. Mi ho trovato una God Pack! Quindi qua abbiamo trovato un'altra rara foil e una rara. Non comune, è rara. Ecco qua il Kaiser, che non mi pare che non abbiamo trovato fino adesso, che era super raro. Non si deve metterlo a fuoco. Ecco qua. Ed qua abbiamo trovato un'altra super rara. E una rara. Bene, il box di prima c'era tutto, in questo box non c'è niente. Vediamo, sono le ultime tre buste. Una. Hop. Beh, buona questa comunque. Perché questa è la un'altra segreta della serie. Infatti qua sotto c'è scritto ACN, quindi è Antiche Notti. E si vede a malapena, però anche qua al simbolino. Quindi la mettiamo qua. Abbiamo trovato il coniglio super raro e una comune. Vediamo l'ultima busta cosa ci regala, se ci regala il sovrano o meno di questo secondo box. Vediamo, lo vediamo così se c'è. Non c'è.
Quindi, come potete vedere, in questo box il sovrano non è stato sbustato. Sì, no, non abbiamo sbustato il sovrano. Mi sembrava che fosse un'altra Reia, invece no, abbiamo trovato una super rara full art. Una Reia senza retro. Una Reia senza retro, quindi basta far danni, grazie. Ok, quindi come potete vedere nei box non è garantito il sovrano, infatti in questo non l'abbiamo trovato. Iniziamo col terzo. Iniziamo col terzo box. Comune super rara. Comune e rara. Rara foil e rara normale. Non comune, rara. Un'altra super rara full art, ne stiamo trovando a bizzeffe. A parte Gil, che ne abbiamo trovato solo uno per adesso. Parlavi di super rare full art. Parlavi di super rare full art, un altro Velser. Però Gil è difficile da uscire, abbiamo trovato solo nella God Pack. Un altro coniglio super raro. Ah, ok, variant questa. Questa qua è la variante. La mettiamo qua, probabilmente nell'altro box o c'è sfuggita o non l'abbiamo sbustata. È super rara. Un'altra super rara. Vediamo che ogni tanto la messa a fuoco parte. Comune e rara. Questa è una rara, un po' mi sprintata. Come potete vedere, qua sotto è tagliata. Quindi, vedete? Oh, quindi ha il bordo in alto molto più ampio. Vedete, anche dietro è tagliata male. E anche qua sotto, vediamo se ce la facciamo a metterla a fuoco. Sì, vedete, è tagliata così. Quindi abbiamo trovato una rara misprint. Leggermente misprint, diciamo. E il primo maiale della serie. Primo maiale in tre box, è preoccupante. Qui abbiamo trovato invece un'altra super rara che si gira e una common. Un'altra rara misprint. Questo box mi sa che ce le dà tutte così. E qua si può vedere anche leggermente l'altra carta. Anche qua, anche queste sono tutte miscut. Vediamo se... Probabilmente tutto il foglio era posizionato un po' male. Esatto. Ecco qua, come potete vedere. Mettiamo rara e rara. No, qua. Una non comune e una rara. Comune e super rara. Comune e rara.
Poi qua abbiamo trovato anche una rara e una super rara full art. Fatto uncommon e rara. Un altro Jill super raro. Adesso sono usciti 3 Jill. Però adesso è una, c'è una media di un Jill a box. Questa è una rara, anche questa è tagliata male. Un'altra super rara per Kirik. Un'altra carta per Kirik. Una super rara foil. Lo vedete? Lo vedete? Si crede. Poi abbiamo trovato queste. Che ci sono. C'è Marco e gli altri nostri amici che si stanno dando una mano a sbustare. E i nostri amici hanno sbustato un'altra secret diversa che è l'Aurite. Che anche lui qui ha il simboletto verde che lo contraddistingue da quello della serie ufficiale. Ok, vediamo le ultime buste del boss cosa ci regalano. Ci regalano Fitzing, il sovrano. Eccolo qua. Eccolo qua. E lo mettiamo qua insieme alle super rare. Una rara e... ok. Iniziamo con l'apertura dell'ultimo box. Primo busto dell'ultimo box. Un altro Jill. Ecco, poi qua abbiamo trovato anche questa che è una rara, che non avevo mai trovato fino adesso questa, mi pare. E questa. Un'altra secret. Che è quella che abbiamo trovato prima, Orfica. Uffa, volevo sapere le altre due quali sono, ma non le ho mai viste. Pazienza, signor Fazzo, dovrà comprarci dei box. Poi anche questa una rara e un uncommon. Poi abbiamo trovato un'altra common, una rara. Comune e super rara. È rara. Cucina viziata qui. Questa è una rara. Una rara. Per quanto ti piace. Una uncommon e anche questa è molto bella che non l'abbiamo vista fino ad adesso. Questa è un'altra super rara full art. Common è rara,
Poi qua abbiamo trovato una comune e un'altra variante. Spencer, Venice. Un'altra super rara che si gira. Qua invece abbiamo trovato, fate con calma però per favore. Qua due common, una rara e una super rara. Uncommon e rara. Questo invece è un Grimm full art. Un Grimmia full art e una rara. Questa un'altra super rara e common. Molto bella questa come full art. Questa è una comune e una rara. Questa è una super rara, mettiamo a posto un po'. Se non cadeva tutto. Ultime buste. Ultime buste dell'ultimo box. Vediamo cosa troviamo. Questa è bella. Rara e uncommon. Un'altra super rara full art. E un'altra super rara. Un'altra super rara full art. Vediamo nelle ultime due buste che cosa troviamo. Un'altra super rara full art. E nell'ultimissima busta. Oh, troveremo niente sicuro. Comune e una rara. Bene, abbiamo finito di sbustare, adesso facciamo un attimo il riepilogo veloce un po' delle sbustate. Allora, su due box abbiamo sbustato, su quattro box abbiamo sbustato, queste non so perché sono qua. Ora abbiamo sbustato, vediamo, due sovrani, vediamo dove sono finiti, uno e due. Quindi abbiamo sbustato due sovrani, quindi uno sì, un box sì e un box no. Poi vediamo di questi abbiamo trovate, vediamo, facciamo un po' di divisione così. Vediamo quante ne abbiamo trovate. Dobbiamo fare un po' di spazio tra tutte le bustine. Velser, questo. Quindi fate, calcolate poi che abbiamo trovato anche una Godpack nel mezzo. Ecco qua, quindi queste qua sono quelle che abbiamo trovato in monocopia full art, che sono uscite praticamente solo dalla Godpack, e negli altri quattro box non abbiamo trovata nessuna di queste qua, quindi abbastanza bassino, però tipo durante il pre-release sono usciti quattro di questi full art.
e sono usciti due di questi, uno di questi, quindi o sfortuna oppure semplicemente la randomizzazione dei box è diversa in base a dove vengono prodotti. Poi altre super rare, vediamo quelle normali. 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, e due di questi. Quindi diciamo che abbiamo compensato, perché di quelle che abbiamo trovato tanto full art ne abbiamo trovate poche, mentre di Gillian ne abbiamo trovato solamente uno full art, però quattro normali. Quindi di media abbiamo trovato sempre dalle 5 alle 6. Qua ce ne sono 5, qua ce ne sono 5 totali, queste qua ce ne sono uno sglavino, qua ce ne sono 8, 10 di queste, qua ce ne sono 8, qua ce ne sono 7, 5, 5, 4, 4, no, 5, 5. Ok, mentre vi facciamo vedere solamente le rare full art, che sono quelle più difficili da far uscire. Ah, queste sono le secret della serie, sono uscite ovviamente una box, mentre queste sono le rare che abbiamo notato nel tempo sono quelle più difficili da trovare full art. Infatti noi non ne abbiamo trovate molte. Vediamo così. Vediamo se arriviamo a metterle tutte nella inquadratura. Questa ne abbiamo trovate due, questa una, questa una. Questa mi pare che ce ne sia uno, questa mi pare che ce ne sia uno. Questa, questa. Questa mi pare, no, ce n'è un'altra. In sostanza di full art abbiamo trovato praticamente tutte uno per. Vediamo se magari ci sono delle rare che non abbiamo mai trovato. Ad esempio questa non l'abbiamo mai trovata full art. Poi vediamo cosa non abbiamo ancora mai trovato full art. Questa non abbiamo mai trovato full art. Questo. Ce ne sono un po' che questa, questa qui mi pare. Quindi in sostanza, per avere tutto il mazzo foil, comprese rare non comuni, ci vuole un bel po' di fortuna. E questo è tutto, grazie per aver seguito questo video. Adesso noi inizieremo a mettere tutto negli album e da venerdì tutto sarà in vendita. Grazie mille e al prossimo video. Ciao, sono Alex, grazie per aver seguito questo video. Adesso qua a fianco puoi vedere tipo tutti i nostri link, quindi ci puoi mettere like alla pagina YouTube, puoi vedere gli ultimi nostri video. E poi ti ricordo che siamo anche su Facebook e su Instagram, quindi metti like, seguici, puoi anche mettere una recensione su Google, perché siamo presenti anche su Google. E basta, noi continueremo a caricare video ogni volta che escono delle cose nuove. E questo qua dietro è il nostro negozio fisico, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco, quindi se passi ti aspettiamo. Ciao.